Ok ragazzi, cuccioline e cucciolini, siete pronti per questa sfida spaventosa speciale Halloween? Oggi faremo 24 ore e assaggeremo solo i prodotti di Halloween. Ma non ci saremo solo noi, venite con me. Bambine! Ciao! Ciao! Cosa stavate facendo in cucina? Sto giocando. Sentite un po', ma tra qualche giorno quale festività ci sarà? Halloween! Voi due? Avete mica voglia di mangiare qualche dolcetto di Halloween o preferite qualche scherzetto? Scherzetto. Scherzetto, peccato, ci sono solo dolcetti. Ma cos'è questo rumore? Ah, hai un buon udito, vedo. Ci sono i fantasmi. Venite, venite con me. Guardate un po'. Sentite, sentite, sentite. Sentite i fantasmi. Aprite, non abbiate paura. Eccola. Ah! Aspetta, 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 ciao fantasmino. Cosa sta indicando il fantasmino con le mani? Di andare? Esatto, chi? Siete state coraggiose. Sono lì. Siete state coraggiosissime. Quindi, possiamo... Ha un ragno in bocca! Si è mangiato il ragnetto? Sì, guardate, si okay. Vede, guarda! Possiamo andare giù? Adesso, mi raccomando, bambine, non dovete urlare. Perché se urlerete, qualcosa potrebbe succedere di molto sgradevole. Lei ad ogni vostro urlo si agiterà e quando si agiterà non so quello che potrebbe succedere. Va bene bambine, adesso se volete la spengo perché altrimenti lei suonerà tutta la sera. Avete visto? Non si toccano i ragnetti. Allora, bello, che piango. Ah, sei contenta adesso, no. Allora, qui abbiamo la strega magica, piena di dolciumi, ma questa strega però neanche lei non è tanto simpatica. Quindi, quando mangerete uno dei suoi dolcetti, lei si agiterà, anche lei. Ti ho detto che non puoi rubarle i dolcetti. Facciamo vedere un po' che cosa abbiamo qua, dai. Allora inizia da... Abbiamo questa streghetta veramente tanto carina, sì, con dolcetti. No! Li aveva dati la maestra Lucia. Lì dentro ci sono anche... I tatuaggi. Brava, ci sono i tatuaggi. Poi abbiamo Minions, cos'è? La caramella. Caramelle diverse. Sì, sono le caramelle mostruose dei Minion. No. Ah, dai. Mi sono dimenticata una cosa molto importante, scusate. Avvicinatevi alla strega malefica che c'è una cosa per voi che dovete assolutamente indossare per questa challenge. Bella. Allora, chi riuscirà a prendere la mollettina con la ciocchettina senza... Sei ferma! Senza far agitare, è impossibile. Brava Anastasia! Vabbè, ma non vale. Ma quanto è simpatica, domani mattina mi sveglio così! Domani mattina mi sveglio e da oggi in poi la vostra sveglia sarà lei! È troppo divertente. Ma stasera glielo facciamo uno scherzo a papà mentre dorme. L'hai indossata? Bene, perché senza questa mollettina non potevate fare la challenge. Torniamo ai nostri posti, bambine. Ok. Poi abbiamo l'occhio viola. Sì.
è un cioccolato. Ah no, quelli sono le caramelle. No, questi sono cioccolatini, sì. Però se mi... tu già mangi, assaggi? Quello che... no, non puoi. Ma sì, no. Falla mangiare, dai, assaggiamo. Poi questo, la caletta. Quello dentro alla cicca. Sì, che è alla cicca. Esatto. Allora, poi sono questi... Ma no, quello è cioccolato, amore, buonissimo. Ah, certo, cioccolato bianco. Cioccolato bianco colorato di arancione. Poi abbiamo queste patatine, sembrano al ketchup. Poi abbiamo altre patatine a forma di normali, sì, a forma di pipistrello. Poi questo. Sale. Questi sono 4 donuts che vi giuro che erano di Halloween ed erano bellissimi, erano tutti colorati, quello rosa, quello viola, lo dimostra la scatola. Ma io li ho bruciati e quindi adesso sono ancora più di Halloween perché sono tutti neri. Ma secondo me sono buonissimi lo stesso. E poi abbiamo questi biscotti che vorrò assaggiare, ovviamente, qui. Allora. Ora, aspettate, ci sono questi biscotti che secondo me sono buonissimi. Uh-huh. Questo... cioccolato bianco che secondo me è buonissimo. Quello l'ho preso per me, che il cioccolato bianco mi piace, va bene. Queste patatine al ketchup. Sì. E queste patatine a che gusto non lo so. Ma vediamo, c'è scritto. Ah, forse la salt cream, forse cipolla. Ma guardate, ma guardate. Infatti, ma guardate. Io c'ho il pipistrello. Io non lo so. La zucca. La zucca della Kinder, buonissimi. Dentro ci sono tutti i cioccolatini della Kinder. Prima di iniziare a mangiare, sì. Visto che è mattino, io dovrò scegliere da Anastasia quello che mangerà. Per colazione. E Anastasia a me. Vero. Anche la streghetta ha acconsentito. Quindi... ma a pranzo dovremo arrangiarci. No, a pranzo c'è una sorpresa. Due. Quando pranzerai la vedrai. Allora, vediamo chi inizia a scegliere prima. Io. No, sasso, scatta, forbice. Sì! No! Inizio per te. Secondo me, allora, a colazione ci sono sta. Troppo brava, secondo me. Ci quindi sta un scendo. Donuts. Questo. Ok. Ok. Buono, buono. E tu, Anastasia, cosa scegli per Vanessa? Per colazione? Io scelgo questo! Il donut anche tu? Quello era questo è per te! No, va bene, poi li assaggiamo tutti. E questo è per papà, allora. Ok. Va bene? Ok, dai, sentiamo un po'. No, non ti fare ingannare. Guarda che ci sono i tovagliolini se vuoi. Ma mi piace la tavola con la ragnatela e i ragni dentro. Sì. Buono? Che gusto è secondo te dentro? Ancora non cioccolato. Ci sei arrivata. Guarda il qui. Tuo cioccolato? Ah, che fortuna. Fortunella. Ma anche il tuo secondo me. Sono tutti buoni. Mi sta piacendo. Può darsi, sai. Sì, forse uno era salsa caramello. Te cioccolato. Volete scambiarvelo? No. Streghetta! Anastasia non vuole scambiarlo, che facciamo? Ok, prima parte di colazione finita. Adesso tocca ad Anastasia scegliere ancora qualcosina per la colazione. Questo per la colazione. Allora, qua c'è scritto Rainbow Cookies, che vuol dire biscotti arcobaleno. Perché ci sono dentro, come si chiamano? Gli Smarties. Sì, sì. Smarties. Ok, Anastasia mi ha scelto questi che secondo me sono molto buoni. Io Dani scelgo i biscotti come lei e me. Cioccolato. Tieni. Va bene, dai, assaggiamo anche questi. E poi ci diamo una pausa per il pranzo, ok? Biscotti. Vediamo che forma ha. Il fantasmino. Sì, vediamo io così. E i tuoi? Ah, sono cookies normali. Sì, vado. Vai, amore, vai. Buoni? Buonissimi? Molto buoni. Apprezzati? Streghetta! Hanno apprezzato! Ma Streghetta, ma ci sei anche tu? Allora, come va quindi? L'assaggio dei biscotti, tutto ma bene? Ho fatto un castello. Un castello?
Vediamo. Vuoi assaggiarlo, Vanessa? O l'hai già assaggiato? L'ho già assaggiato. Li avete già assaggiati anche tu, l'altro? Sì. Allora, adesso se avete terminato di mangiare i biscotti, vi faccio fare una pausa. Magari nel frattempo scegliete cosa potreste decidere di mangiare per merenda. Okay. E io vi vado a preparare il primo. Va bene? Allora, io merenda per Ani sceglierei queste patatine. Al ketchup. Io scelgo, Vanessa, queste. Ok, va bene. Allora, adesso io vado invece a prepararvi il primo. Fate le brave che c'è streghette. Strega. Che vi tiene sotto controllo. Ok, bimbe, è arrivato il momento del pranzo. Ma fate vedere, no, che cos'è questa pasta. Com'è, più che abbiamo cos'è. Tipo un cappello della strega. Un ragno, fantasma. Buona. Fantasmino. Buona. Ti piace? Ma ti sei accorta che è la pasta di Halloween? Che ci sono tutte le forme di Halloween? Sì. C'è il ragnetto, eccolo qui. La ragnatela. Ce l'hai attaccata, secondo me, al maglione. Faccio una cosa. Spostiamo un po' di ragnatela così non ce la mangiamo. Assaggiamo di questo. Quello è il ragnetto, com'è? Buono. È buona? Ok, vediamo chi finisce prima. Io. E tu come stai? Ce la so. Lei così mangia le caramelle. Ah, secondo me non vuole che le tocchiamo le caramelle. Non le mangio, è andato il pranzo a base di pipistrelli e fantasmi. Bene? Bene. Benissimo, quindi è ora di merenda per caso? Eh? Assaggiamo queste patatine spaventose. Annusa? Invece le tue che gusto sono? Paprika. Annusa? Annusa mi sembra. Il tuo? Allora, quelle di Anastasia mi piacciono, quelle di Vane no. L'odore. No, devo assaggiare. Assaggiamo. Allora, assaggio quelle di Vanessa che sono al barbecue. E quelle mie? Alla paprika. Buone. Alla paprika? Buone, più o meno, sì, dai. Quelle di Anastasia? Al ketchup. Mi piacciono di più. A te invece non piacciono quelle di Ani? Alla... Guardo domani a scuola. Al ketchup, va bene. Peccato che non posso. Tu non puoi, perché la tua maestra non vuole che si portano le patatine a scuola. Ah. Ma è giusto, eh? Perché alle 10 del mattino mangiare le patatine è troppo esagerato. Ha ragione la maestra di Anastasia. Va bene, allora... Cosa assaggiamo come per merenda oltre a le patatine? Volete provare queste borsette della Kinder? Vediamo cosa c'è dentro? Siete curiose? Vai! Vai! Ok! Brava Vane! Allora, cosa c'è dentro? Kinder Chocolate. Il Kinder... Poi! Kinder Chocolate. Kinder Bueno. Oh. Ma dai, Tic Tac! Sì. Ok, Tic Tac sono della Kinder. No, però c'è. Ma pensa. Ma che meraviglia questo Halloween. È quasi meglio della Befana, della calza della Befana. Guarda, sono tutte cose fatte. Buonissimi. E tu Anastasia cosa stai facendo? Stai tentando di aprire il Tic Tac? Cosa fai? Li vuoi assaggiare? No. I cioccolati? Oh, mamma mia, dopo questi dolci dobbiamo fare carestia per una settimana, questo. Il Kinder Bueno, tu? Io scelgo questo! Oh, ma vediamo che gusto ha! Vediamo un ma po'! Chissà. Chissà che gusto avrà mai! Ditemi il se il gusto... è gigante! Eh sì, è il Kinder Maxi quello! Il Kinder Mazzo! Io ce l'ho piccolino, Mazzo! Tu ce l'hai piccolino? Ah no, è uguale! Guardate, no, cioè, sono tutti uguali. Oh, questi invece sono più piccoli. Vado, questi sono più piccoli. Sì, quelli sono quelli classici, quello è quello maxi. Vediamo il gusto del Kinder Bueno. Buono, vero? Non l'hai mai mangiato anche tu, vero? Assaggiamo per la prima volta i cioccolati della Kinder. Cuccioline, finite di fare la merenda. Ma che te ridi? Finite di fare la merenda, se strega vuole, e io vi vado a preparare la cena. D'accordo? Ok. Ok. Allora, cuccioline, cena pronta. Queste sono delle crocchettine di zucca e cavolo. Secondo me sono buonissime. Assaggiamo. Assaggiamo. Come sono?
Non ti piacciono? Non sono buone? Perché? Davvero? Ma come? Io ho assaggiato solo il ripieno che era colato e mi è sembrato... Bocciate queste pumpkin di zucca? Oh, che peccato! E va bene, allora ragazze, visto che è sera ed è tardi, passiamo direttamente all'ultima cosina, all'assaggio di un dolcetto prima di andare a dormire, ok? Io, ma lo sapete, mangio l'occhio. Oh. Io questo. Io ok. Mangio l'occhio azzurro. Ah! Anzi, mangio anch'io l'occhio. Okay. Colore? Azzurro. Anch'io. Tieni, Ani. Ok, no, però è profumato, fammi vedere. Oh mio Dio, chi è che inizia? Uno per volta. No, io. Cosa c'è qua dentro? C'è l'azzurro. Buono. Buono? Assaggio io, Non sembri tanto convinta. È frizzante? Sì? Buono. Cosa c'è dentro? Sembra un uovo. Mamma mia, ma queste cose... Il sangue. Il sangue, scusate. Il sangue è aspro, no, è amaro. Il sangue dell'occhio. Guardate il buco. Guardate. Il sangue amaro? Vuoi assaggiare quello così ti fai un bel tatuaggio? Sì, io. Quella che cos'è? Mi sa di caramella alla mu? No. No? È tipo caramella normale. Anch'io. Vediamo che tatuaggio è. Zucca! Hai la zucca? Sì! Vediamo io tu. L'anno scorso avevo il ragno. E tu, Ani? Un attimo. Io ho trovato... Non si vede. È nero, un pipistrello? Boh! Sì, credo di sì. Si è incollato per te. No! Cos'è? No! Ah, il cimitero! Oddio, il cimitero. Avevo il ragno l'anno scorso. E tu quale preferisci? Secondo me è il cimitero. Bimbe, challenge finita, eh? Abbiamo mangiato un sacco di dolci, un sacco di cosine sfiziose. Vi è piaciuta questa challenge? Sì. Sì? E allora andiamo a dormire, se riusciamo a dormire con tutti questi zuccheri che abbiamo nel corpo. Cuccioline e cuccioline, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Buon Halloween a tutti! Ciao! Ciao.